Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di un sito online per quanto riguarda il personal shopper, quindi interessante come cosa. Prima di tutto, il video in collaborazione con Lokiero, ma se vi piace questo video, se vi sono stata utile e se vi ho dato qualche informazione nuova, mi raccomando di lasciare un commento qui sotto per essere estratto come sempre per ricevere un premio. Allora, di cosa vi parlo oggi? Vi parlo di questo sito che è Lokiero. Eccolo qui, e ve ne parlo brevemente. Allora, è un sito online facilissimo dove ci sono personal shopper che selezionano capi appositamente per noi. In questo caso, al momento della registrazione, e comunque vi farò vedere lo screen del sito, vanno inseriti tutti i dati anche personali, le misure, le preferenze di stile. Anche il budget di prezzo per il vario stile, se i dei vari stili che si preferiscono, le misure, cosa volendo si preferisce e cosa no. Ad esempio, io ho inserito che preferisco cose calde e comode, pratiche, ed non eleganti, ed non voglio le gonne perché comunque non le metto. Tra le altre cose, comunque lo vedremo. Ed vanno inseriti anche i colori, carnagione di occhi, capelli, l'età, ovviamente. Tra le altre misure e anche delle foto in modo da essere proprio precisi ed è sulla nostra tipologia e dopodiché si può scegliere tra un abbonamento saltuario, quindi quando volete voi, oppure mensile o trimestrale, dove una personal shopper seleziona apposta per voi i capi del momento. Allora, intanto cosa vi devo dire? Sì, che il servizio ha un costo di 10 euro che pagate una sola volta e vi viene rimborsato al primo acquisto. Allora, intanto voi provate, vedete i capi, arrivano i capi, li vedete, così arrivano così, li vedete, li provate e poi decidete voi cosa tenere e cosa dare indietro. Quello che tenete ovviamente lo pagate, il resto non lo pagate, quindi non è che pagate subito poi fate il reso, no. Pagate solo quello che vi piace, quello che volete tenere. E però il servizio ha un costo di 10 euro iniziale che però vi viene rimborsato la prima volta che comprate qualcosa, quindi comprate qualcosa vi viene rimborsati 10 euro e quindi è una caparra, ecco, è una caparra. Comunque qui sotto nell'info box vi lascio anche un mio codice sconto dove potete avere il 10% sul vostro primo acquisto. Non è affiliato, quindi io non guadagno in base agli acquisti che fate voi, tranquille nel caso. Oltre a questo, caso dire sì, se tenete tutti e cinque i capi di una collezione, avete il 25% di sconto su tutto. E adesso voglio vedere, apriamolo assieme, perché voglio vedere, è grandissimo, che cosa hanno selezionato. Allora, non so se farvelo vedere, apriamo. È anche per me la prima volta, quindi si presenta così. Vediamo. Tanto c'è questo. Articoli facili. Ah, ok, hanno scritto le opzioni che loro vedono possibili, quindi andiamo a leggerle un attimo. In questa scatola troverai 5 articoli facili da abbinare. Ok, la prima scelta è il pantalone di Frequent, famoso per la sua comodità, abbinato alla blusa di Esprit Casual, e avrai un look perfetto sia per il lavoro sia per il tempo libero. E noi lo proviamo. Come seconda opzione ho selezionato il pantalone di Charlior, mai sentite queste marche, perfetto da abbinare al maglioncino di Frequent, che ti darà quel tocco street che stai cercando. Infine non potevo non inviarti il piumino di Peace, un capo di tendenza perfetto per ogni occasione. Ok, allora intanto andiamo a vedere i capi e poi proviamo i look come l'hanno pensato loro. Allora, eccoci dunque, siamo nel sito di Lokiero e dopo aver inserito le mail e password per registrazione, in fase qua di su profilo inizia a chiedere come ti vesti nel tempo libero e puoi scegliere tra le varie figure, come ti vesti nel lavoro, anche qui tra varie figure, con che tipo di taglio ti senti a tuo agio, quindi sei dritto, ampio, aderente e cosa vuoi nascondere, cosa vuoi invece scoprire. Com'è la tua figura, quindi mela, pera, ovale, le varie forme. Ok, poi di che colore hai gli occhi e i capelli, quindi scegliere che taglia porti di solito e poi ultime informazioni su di te, vari dati,
Quale stile ti piacerebbe trovare? Eccole qui, puoi scegliere uno o due. Io avevo scelto casual o street, ok. E per un abito sono disposto a spendere e a pagare dai 30-60 il minimo e oltre i 100 il massimo, quindi si può scegliere anche il budget. E oltre cose. Ah sì, quali capi preferiresti evitare? Perché puoi dire cosa non vuoi, ad esempio gli abiti, le camicie, le magliette, gonne, borse, foulard, puoi scegliere cosa non trovare dentro. Nelle ultime informazioni c'è foto social network, puoi mettere le tue foto ed anche i vari link social, e così possono vedere il tuo stile ed i colori. È abbastanza Prima completo. è talmente grossa che sta esplodendo e si sta già aprendo, però è nella carta velina, così. Magari vado a tirarlo fuori direttamente io. Il primo che vedo mi sembra bellissimo, già così. Ok, ah, Esprit. Il marchio è questo. La taglia è una 40, no, una M, scusate, una M. Eccolo qua, e il prezzo è di 39,99 e questa è la blusa. Carina, carina, fiori con i bottoncini fino in fondo, ma adesso la vedete meglio indossata. Ho pensato di fare questo video oggi col camino acceso e la manichina a tre quarti. Ok, questo lo mettiamo qui e poi vediamo cos'altro c'è. Un maglioncino. Ok, questo è di Frequent, la taglia è una S, il prezzo è di 39,95. Ok, fatto in questo modo, fortuna che mi sono accorta che la telecamera stava finendo la batteria. Comunque, un maglioncino semplice fatto in questo modo, carino. I colori sono abbastanza fedeli all'originale. E poi, quante cose ci sono? Ah sì, i pantaloni, giusto. Carini. Il marchio è Charlior. Taglia una M. Il prezzo è di 43,90 euro. E sono un blu navy. Classici. Abbastanza elasticizzati. Con il... Ah, la tasca dietro è finta. Ha le tasche davanti con questo dettaglio così carino, il bottone, e finiscono in questo modo. Sto pensando dove riuscire a farveli vedere dopo. Comunque, ok. E il primo è andato. Adesso qui c'è un altro paio di pantaloni. In questo caso il marchio è Frequent, che abbiamo già visto, taglia S. Prezzo di 39,95 e vediamo un po'. In questo caso sono neri, sono con l'elastico, quindi finta patta, hanno l'elastico con i laccetti in vita, hanno l'elastico su tutto il dietro anche. In questo caso le tasche dietro sono sempre finte, mentre davanti ha una tasca. Ha due tasche, sono molto morbidi anche questi e finiscono un po' più stretti. Ultimo capo che vedo è il piumino di cui parlavano. Il colore in fotocamera lo vedete come l'originale, e il marchio è Pieces, eccolo qua. Ok, prezzo 49,99, taglia M, ed è un piumino semplice fatto così, carino, con questo collo e ha le tasche fatte così. Allora, io in questo caso adesso metto in pausa la telecamera e vediamo un attimo. Ok, allora ho cercato di posizionarmi nel modo più comodo per voi, mi taglierò la faccia, ma non importa, vi faccio vedere la blusa che è carina. Un po' larga, sinceramente, alla fine è a maniche lunghe, non come pensavo io, leggera, e questi invece sono i pantaloni con le tasche. Non so se la blusa metterla dentro. E
finiscono stretti, molto stretti con le tasche. Carino. E questo doveva essere il primo outfit che loro hanno pensato. Ovviamente ci si può, aspettate. Ovviamente a questo outfit si può pensare di aggiungere il piumino. Così. Non so se è chiuso. Dove sono le tasche? Ah sì, sono qui. Ecco, il piumino devo dire che sta molto grande, davvero molto grande. Comunque, ok. Molto grande, direi che prenderei la taglia in meno sicuramente. Ed vediamo il Allora, secondo secondo outfit. outfit. Abbiamo il maglioncino, questo che comunque va bene, con le maniche un po', come si dice, a palloncino, a palloncino, e poi finiscono stretti, molto stretti. Ecco, devo dire che non pensavo, e invece credevo che ci fossero dei problemi con la taglia dei pantaloni, e invece ci sono perfette, le M perfette, in questo caso il maglioncino è leggero. Ed eccolo qua. Che ne pensate? Questi sono i due outfit. Eccoci di ritorno. Allora, come sempre parlate in inquadrature, ma questo era il primo video che facevo di outfit indossati e quindi non avevo proprio idea di come poterlo fare. Comunque, alla fin fine ho seguito i loro consigli con i loro due look, mi sembrano cose carine. Ecco, il piumino è largo, è molto largo, la taglia M è davvero larga, quindi quello sicuramente farò il riso. Ah, cosa che non vi ho detto è che nella busta, nella scatola, sono contenute anche le buste, eccole qua, già con il nome, con i documenti e tutto per fare il reso, quindi mi sembra una cosa intelligente anche questa. E niente, allora, questo era un servizio che abbiamo provato insieme, così per vedere, perché fanno la pubblicità in televisione, online, si vede, poi è interessante da provare, da capire, da vedere come può funzionare. E vi ricordo qui sotto nell'info box che trovate il codice sconto del 10% se volete usufruire di questo servizio, che la trovo un'idea sfiziosa, carina, soprattutto quando si vogliono provare dei marchi nuovi di abbigliamento, perché alla fine marchi che io non conoscevo, ma ad esempio questo, il maglioncino, è davvero caldo, carissimo. E anche la camicetta, la blusa, la camicetta è davvero perfetta. Pensavo fosse da signora e invece è perfetta, alla fine sfiziosa. Quindi basta. Spero di avervi tenuto compagnia, di avervi fatto scoprire un servizio nuovo e al prossimo video. Ciao! Ciao, ehi, sono qui. Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!